Oggi siamo nel Parco Mario De Palma insieme a Lorella Ideari, coordinatrice dell'associazione ANFAS. Qual è il ruolo di questa associazione? Allora, l'ANFAS nasce 20 anni fa per opera di un'associazione di famiglie, quindi lo scopo dell'ANFAS è quello di dare risposte alle problematiche della disabilità alle famiglie della provincia di Pordenone e spesso anche famiglie da fuori. Quindi noi abbiamo degli ospiti che risiedono in questo centro e diciamo che lo scopo nostro è quello di integrare queste persone il più possibile col territorio esterno, quindi con la società. Ed ecco perché lavoriamo tantissimo col volontariato, quindi noi cerchiamo di portare il territorio in casa, oltre che andare noi nel territorio con i nostri ospiti. Qual è il significato di questo giardino dove ci troviamo adesso? Allora, questo giardino è stato inaugurato lo scorso anno ed è stata una cosa voluta da noi e dal comune di Pordenone per creare uno spazio di aggregazione tra la cittadinanza e i nostri ospiti. Quindi in questo giardino noi diamo l'opportunità al territorio, alla cittadinanza di usarlo per creare degli eventi fatti in collaborazione con noi, quindi l'ANFAS, il territorio con attività artistiche, concerti, piuttosto che spettacoli di teatro, piuttosto che le famiglie che possono accedere a questo parco con i loro bambini. Abbiamo creato delle zone gioco, un teatro e un piccolo chioschetto, quindi è un anello di congiunzione fra noi e la cittadinanza. Dottoressa Anna De Vita, coordinatore dei progetti internazionali di volontariato per l'ANFAS, può illustrarci in cosa consiste il Servizio Volontario Europeo? Il Servizio Volontario Europeo è un progetto della Commissione Europea che consente ai giovani dai 17 ai 30 anni di svolgere un'attività di volontariato all'estero per periodi che vanno dalle 2 settimane all'anno. All'ANFAS di Pordenone svolgiamo questa attività internazionale dal 1997. E in tutti questi anni sono arrivati presso di noi 134 giovani, alcuni dei quali alla fine del loro percorso di volontariato hanno deciso di fermarsi a Pordenone, hanno svolto un corso di formazione per diventare assistenti socio-sanitari e vivono e lavorano qui, alcuni di loro proprio presso l'ANFAS. L'ANFAS svolge inoltre la funzione di associazione d'invio, per cui oltre ad accogliere i volontari che lavorano quindi nella disabilità, inviamo giovani all'estero per attività non necessariamente legate alla disabilità, ma anche in contesti culturali, sportivi, ambientali. E infatti, proprio lunedì accompagnerò due ragazzi di Pordenone per svolgere un'attività in una casa famiglia in una piccola cittadina vicino Bled, in Slovenia. E la cosa interessante è che uno di questi due ragazzi è un giovane con minore opportunità ed è seguito dai servizi sociali. Quindi questi progetti, mi piace ricordare, non sono esclusivamente rivolti a studenti o magari persone che abbiano già un bagaglio culturale importante, ma anche a giovani anche a rischio di esclusione sociale. L'ANFAS ha inoltre inviato in questi anni una decina di ragazzi diversamente abili per progetti medio-brevi, ma anche questi progetti hanno ottenuto un favoloso riscontro. Ci sono dei finanziamenti per sostenere i vostri progetti di volontariato? Assolutamente, la Commissione europea, attraverso l'Agenzia Nazionale per i Giovani di Roma, finanzia interamente i progetti, di conseguenza il volontario non deve spendere soldi per partecipare al Servizio Volontario Europeo perché il vitto, l'alloggio, un corso di lingua, l'assicurazione, il viaggio internazionale, il tutoraggio e tutto quello che consente lo svolgimento del progetto è finanziato dalla Commissione europea, quindi è un progetto a costo zero. Un'altra cosa che mi piace ricordare è che questi progetti sviluppano la cittadinanza attiva dei giovani, favoriscono
fanno loro conoscere mondi e culture finora a loro sconosciuti e sicuramente aiutano la tolleranza e la conoscenza della diversità. Il nostro motto è tra la gente con la gente. Oggi siamo all'interno della struttura per anziani Casa Serena e non siamo insieme a gente comune, ma a gente speciale. Seguitemi. All'interno della struttura abbiamo incontrato il dottor Franco Zilli, ideatore e coordinatore di un progetto molto nobile. Dottor Franco Zilli, ci racconta un po' lo scopo di questo progetto. Lo scopo è quello di fornire un'assistenza odontoiatrica gratuita a tutti i ricoverati di Casa Serena. Questo progetto nasce da una mia idea nel 2008, quando frequentavo Casa Serena per motivi professionali, e in quel tempo mi sono accorto che la situazione odontoiatrica all'interno qua nei pazienti era estremamente precaria. Proposi all'allora direttore generale di creare un ambulatorio all'interno di Casa Serena. L'idea piacque, ma non fu fatto nulla. Successivamente, autonomamente, sono riuscito a coinvolgere varie strutture, vari enti, per la creazione di questo progetto. Tutti i materiali che vedete qua sono frutto di donazioni e le cure sono cominciate nel marzo del 2009. Le cure vengono fatte, inizialmente erano fatte da me e dalla signora Sist, assistente infermiera e igienista, e attualmente sono coinvolti anche una quindicina di altri colleghi odontoiatri. Da poco tempo, da qualche settimana, ci sono anche degli odontotecnici che si occupano della riparazione, modifica di protesi e della marcatura delle protesi. In pratica viene messo il nome e cognome all'interno della protesi, perché uno dei problemi è lo smarrimento delle protesi e lo scambio. A tuttora abbiamo visitato quasi 650 ricoverati per un totale di circa 1200 prestazioni in 5 anni e mezzo. I pazienti sono contenti, anzi si lamentano quando raramente non veniamo, e con l'aiuto della caposala signora Nimis riusciamo ad andare avanti. E la Firmina. La signora Firmina. Credo che siamo l'unica struttura, l'unico in tutta Italia che fa volontariato all'interno di una casa di riposo. Spero che, visto che lo metterete in onda, spero che capiscano che facciano altrettanto in giro per l'Italia. Magari non siete pagati in denaro, no, ma avete la benedizione per l'ingresso al paradiso. Grazie, grazie ancora. Grazie. Signor Grizzo, lei è presidente dell'associazione La Banca del Tempo che opera all'interno di Casa Serena di Pordenone. Vuole spiegarci le origini, le motivazioni e lo scopo di questa associazione? Sì, La Banca del Tempo è un'associazione di Pordenone che esiste da 15 anni. Operare qui in Casa Serena è uno degli obiettivi sanitari dell'associazione. L'attività che svolgiamo qui è quella dei non ridenti, cioè svolgere un'attività a favore degli ospiti per la cura della parte dentaria e della bocca. È una delle iniziative che la Banca del Tempo fa, perché questa è una iniziativa di alta specializzazione ma sempre di volontariato, cioè a titolo gratuito, e questa è una cosa molto importante. L'altra attività che svolgiamo la svolgiamo ai servizi sociali del Comune di Pordenone, proprio su una convenzione che abbiamo svolto con una direttrice di Casa Serena, la dottoressa Gugel, che consente di svolgere un'attività a favore degli over 65 di tutto il territorio pordenonese, ed è una cosa molto importante che sta avendo grande effetto. Cala o cresce il volontariato nella nostra zona? E di quale volontariato stiamo parlando? Perché è chiaro che il volontariato copre tutti gli aspetti dell'esistenza umana. Ed è da questo punto di vista straordinario come la nostra società, di fronte a bisogni diversi, sappia in fondo intervenire e sappia organizzarsi effettivamente per riuscire a dare delle risposte. Ma qui intendo parlare di un altro volontariato, del volontariato non di tipo caritativo, ma del volontariato educativo. Esiste un volontariato educativo. Facciamo gli esempi per capirci. I capi scout chi sono? Sono dei ragazzi
più maturi, che seguono altri ragazzi più giovani, soltanto per educarli. E il loro modo di educare è ovviamente seguire il metodo di Baden-Powell, divertendosi insegna, come del resto diceva anche San Giovanni Bosco, pertanto fanno un volontariato che non è, come posso dire, portare la borsa della spesa a una famiglia che è in difficoltà, ma piuttosto è un volontariato del positivo, ossia preparare altri giovani ad entrare nella società, fare dei cittadini, fare dei cristiani, fare degli uomini che un domani sapranno ancora una volta, dopo aver ricevuto questo dono educativo, sapranno di nuovo esprimerlo anche per altri ragazzi e continuare anche da adulti, se il mestiere lo permetterà loro, di continuare a fare questo tipo di volontariato educativo. Tra l'altro il volontariato educativo per certi aspetti, mi si consenta di dire, è più nobile di quello materiale, non perché chi ha fame in fondo non abbia il diritto di essere aiutato, sentito, amato, condivisa la sua sofferenza, ma perché riguarda il cuore e il pensiero delle persone. E il cuore e il pensiero delle persone e dei ragazzi va tutelato da bravi educatori. Questo lo vedo persino nei campi Grest, non persino, effettivamente nei campi Grest si vanno sempre più preparando i ragazzi più grandi perché sappiano educare quelli più piccoli. Tra l'altro i ragazzi più grandi educando gli altri educano anche se stessi. Thank you.